Lei è Gilda, è un giovane malinois, 1 anno e 2 mesi, poco più di 1 anno quindi, che ha subito un trauma poco sopra il polso quando aveva circa 6-7 mesi. Questo trauma ha comportato una deformità della zampa, quello che abbiamo visto già l'altra volta, quindi zampa che cammina in fuori, comportando fastidio e degenerazione articolare che andrà peggiorando nel tempo. Oggi, Gilda andrà in chirurgia appena avranno finito di prepararla e di fare i cosiddetti blocchi loco-regionali per ridurre il dolore intraoperatorio. E quello che vedremo dopo sarà il lavoro fatto, lo potremo vedere e valutare in ambito radiografico grazie ai controlli post-operatori. Questo che si vede qua è il taglio dell'ostectomia che ci ha permesso di riallineare l'arto di Gilda. Come avevamo visto prima era un arto molto curvo, con questa mano molto girata. Dopo aver tagliato l'osso, levato una fetta d'osso, siamo riusciti a riallinearlo in maniera decorosa. Questo è l'arto controlaterale, che è quello sano, che ci ha permesso di prendere degli angoli. Sono quelli un po' che vorremmo raggiungere. Questo è un po' il risultato finale a livello di angoli che adesso vi prendo rapidamente, sono quelli che ci permettono di capire un pochettino che il piano articolare si sia, come dire, riportato giù rispetto a quello che si voleva, un po' più fisiologico, quindi avrà un appoggio migliore. Quello che vediamo è che in verità già a livello di polso, nonostante la giovane età, Gilda presentava già un po' di degenerazione di tipo artrosica, per cui arriveremo poi a proporre anche dei trattamenti, nel senso che è possibile che manifesti un po' di zoppia legata già a questa artrosi che ha guadagnato in così poco tempo. Tuttavia, se non avessimo riallineato l'arto, avremmo avuto un quadro abbastanza drammatico in poco tempo, invece così facendo riusciremo ad avere una situazione dell'articolazione meno stressata e speriamo di dargli una qualità di vita molto migliore. Oggi stiamo seguendo un caso di un cagnolino di nome Lapo che ha 7 anni e praticamente circa 3 settimane fa ha presentato una monoplegia a livello dell'arto posteriore sinistro, improvvisa, quindi un esordio acuto con un andamento diciamo progressivo e ingravescente. E infatti Lapo ha fatto una visita neurologica dove è stato localizzato il suo problema a livello del midollo spinale, a livello toracolombare effettivamente, e è stata fatta appunto poi una risonanza magnetica dove è stato visto un problema vascolare, quindi un'ischemia avuto fondamentalmente. Da lì, dopo la risonanza, ha iniziato un percorso di fisioterapia perché fondamentalmente per questi problemi l'unica terapia è la fisioterapia.
dove ad oggi vediamo comunque dei grandi miglioramenti, in quanto prima era appunto una monoplegia, nel senso che il cane non muoveva completamente l'arto, ad oggi invece inizia ad avere appunto avuto un grande miglioramento, in quanto riesce a muovere l'arto, anche se ancora non siamo a un'eccellenza, però sta davvero migliorando, ecco. E il tutto è supportato ovviamente dal supporto della nostra fisioterapista, ecco. Oggi è iniziato la fisioterapia per il primo giorno Lapo, o meglio, per la prima vera fisioterapia Lapo oggi. Ogni cane a sé, quindi ogni protocollo viene rifatto in base alla problematica e al tipo di cane che abbiamo davanti. Ogni protocollo viene stabilito assolutamente sempre da me, che sono il tecnico di fisioterapia, e soprattutto dai veterinari, dai medici veterinari, il neurologo piuttosto che l'ortopedico, quindi dal dottor Morabito oppure dalla dottoressa Seri e Catania, che sono le due neurologhe. Di conseguenza la dottoressa Seri ha deciso di non partire subito con la vera fisioterapia in acqua come aveva richiesto il veterinario, ma di partire facendo del laser per togliere un po' l'infiammazione, vedere un attimo come andava. Oggi finalmente ha deciso che può entrare in acqua e quindi abbiamo iniziato la nostra prima seduta in acqua. E oggi Lapo effettivamente ha iniziato a camminare un pochino meglio e insomma, e non ha fatto fatica come sembrava nei giorni precedenti in realtà. Vieni qua, tata. Allora, io la tengo, fai pure. Eccoti qua. Allora, abbiamo qua la nostra Greta. Allora, lo sapete bene, vi ricordo che lei ha questa forma di ulcerativa idiopatica da stress. Tanto è vero che adesso è in cura con la collega per l'aspetto comportamentale. Nel frattempo continueremo a darle i suoi soliti rinforzi a base di omega 3, perché sappiamo che quelli sono fondamentali per lei e li prende perché è una delle poche amiche a cui piace il pesce. In questo caso per Greta, che è un gatto anche che ha ancora una forte componente selvatica, è stato importante l'aiuto dei proprietari per Compliance, perché lei praticamente viene adesso una volta a settimana, ma prima veniva praticamente ogni 72 ore, quindi anche impegnativo da parte dei proprietari. Allora, vediamo cosa hai combinato oggi. Vediamo se riusciamo a tenerla senza lei di solito ha prurito, esatto, improvviso, e siccome vive con altri animali, adesso sono stati bravi, gli hanno messo il collare Elisabetta e cercano di farla stare da sola, perché anche quello l'aiuta, anche se lei si stressa. Allora, piccola Greta. Molto bene Greta! Allora, abbiamo fatto i nostri bendaggi seriali, ma adesso Greta è praticamente guarita. Lo so che non ti piace stare qua. Vieni, tata. Ci pensi tu? Sì. Ok, vieni. L'unica lesione che ha ancora importante è questa. Ele. Quella sulla guancia. Questa sulla guancia. Greta, la nostra paziente di oggi, in realtà è una paziente affezionata, perché questo è uno dei classici casi in cui è fondamentale il follow up e quindi una continua gestione nel tempo, e quindi in questi casi siamo davvero un'equipe ed è fondamentale anche la colla compliance con il proprietario. Senza di loro non facciamo niente, sia per disponibilità che soprattutto per feedback, cioè loro cosa pensano tra un trattamento e l'altro, ci sono stati dei miglioramenti, il gatto era più o meno agitato. In questo caso è ancora più importante perché Greta è una bella micia che vive con altri animali in una bella casa, ma soffre quasi come un retaggio ancestrale da gatto selvatico di forme di stress. Tanto è vero che in questo caso l'approccio alla patologia di Greta è stata multifattoriale. Abbiamo fatto una visita con una comportamentalista, una collega che si occupa proprio esclusivamente dell'aspetto del comportamento di Greta, che in questo caso è il 50% del problema.
perché lei si crea delle forme ulcerative proprio anche con un eccessivo over grooming e con un eccessivo grattamento. L'abbiamo conosciuta per un'estesa lesione ulcerativa sul collo, naturalmente è stata curata con i farmaci per quelle che sono le conseguenze, le complicanze di natura batterica oppure lieviti, quindi, ma in realtà il problema era un problema molto più complesso, subdolo, perché era una cosiddetta forma ulcerativa idiopatica, un bel termine per dire che era difficilmente ascrivibile a un'unica sola causa e di conseguenza l'approccio comportamentale, l'utilizzo costante di integratori per rinforzarla e per consentirle un prurito più lieve e chiaramente in questo caso i bendaggi importanti con dei prodotti specifici che vengono anche modulati a seconda della lesione che vediamo hanno consentito di arrivare oggi a una lesione pressoché sparita. Naturalmente non abbasseremo la guardia perché una volta gestita completamente l'aspetto clinico proprio della ferita sarà anche importante monitorare nel futuro per evitare recidive. In questo caso anche l'utilizzo di prodotti specifici è fondamentale per questo approccio a 360 gradi. Nulla deve essere lasciato al caso. Allora, per quanto riguarda le lesioni, prodotti specifici che vanno ad agire o in forma di gel o in forma di una, come abbiamo visto, delle strisce che vengono applicate a ridosso della ferita. Ad esempio il dress dell'Innovet che ci consente una proprio capillare copertura della lesione e poi chiaramente, grazie anche alla fasciatura e tutto, un'evoluzione verso la restituzione di Integrum. Un'altra cosa importante è non soltanto un approccio ad uso topico, ma anche un approccio per os, quindi prodotti che vengono presi giornalmente, assunti, come ad esempio il Redonil. Il Redonil ci piace perché in realtà è molto facile da somministrare, anche nei pazienti molto poco pazienti, possiamo addirittura aprire il contenuto e versarlo o in bocca nel cibo senza che l'efficacia del prodotto, del principio attivo, venga meno. Questo ci consente un rinforzare il sistema immunitario da una parte, ma ci consente anche un miglioramento, un turnover cellulare per arrivare poi alla conclusione.